Il libro Amaldi enuncia, introduce il primo principio della termodinamica utilizzando un esempio, la trasformazione isobara, in cui il gas aumenta di volume, quindi compie un lavoro motore, si scalda anche, infatti si espande, sappiamo già proprio perché riceve calore dall'esterno, e passa da una temperatura inferiore a una temperatura superiore, da un isoterma a una più alta, e appunto riceve calore dall'esterno, che quindi è energia che entra nel sistema, però il sistema per un verso ha acquisito energia assorbendo calore, ma per un altro verso ha perso energia perché ha compiuto lavoro motore. Quindi siamo in questa situazione dove il gas, per esempio, assorbe 10 joule di calore, una parte li spende in lavoro, il resto li mette nell'energia interna. E infatti Amaldi dice che l'energia si conserva, la variazione di energia interna deve essere uguale al calore assorbito meno il lavoro compiuto. Quindi il calore assorbito è energia che entra meno il lavoro compiuto è energia che esce. E infatti è così, la variazione di energia interna è 10 meno 3, il calore che entra 10 joule meno 3 joule il lavoro che esce dal nostro gas. Ecco quindi l'espressione del primo principio della termodinamica, la differenza, la variazione dell'energia interna del gas è uguale al calore assorbito meno il lavoro compiuto, ma in realtà questa ha una validità più generale, il calore può essere assorbito ma anche ceduto e il lavoro può essere sia compiuto che subito. Inoltre la variazione dell'energia interna può essere positiva o negativa. Questa comunque è la conservazione dell'energia, primo principio della termodinamica, conservazione dell'energia in cui compaiono anche gli scambi di calore. Qui c'è un esempio del libro Amaldi, il motore di una locomotiva a vapore assorbe 530 kJ di calore mentre compie contemporaneamente un lavoro motore di 110 kJ. Di quanto aumenta la sua energia interna basterà, è come l'esempio di prima, basterà considerare l'energia che entra in forma di calore, Q, 530 kJ, meno l'energia che esce in forma di lavoro motore, 110 kJ, quindi 420 kJ è l'aumento dell'energia interna. Infine, qua il libro Amaldi ricorda le convenzioni sui segni del calore scambiato e del lavoro compiuto o subito. Calore positivo, il sistema riceve calore dall'esterno. Calore negativo, il sistema cede calore all'esterno. Lavoro, il sistema esegue lavoro positivo, cede energia. E questo accade durante un'espansione. Il sistema invece esegue lavoro negativo, vuol dire subisce un lavoro dall'esterno, quindi fa un lavoro resistente negativo. Quando accade durante una compressione e acquista energia dall'esterno. Il lavoro negativo è energia che entra nel sistema.